Smettila subito di dire o di farti dire ti faccio da specchio. Ti faccio da specchio è una frase che nessuno dovrebbe pronunciare mai. Eppure, negli ultimi anni, negli ambienti della crescita personale, è una frase veramente usatissima e quasi sempre a sproposito. Accade infatti, e accade proprio negli ambienti olistici, che quando ti trovi in un conflitto o anche semplicemente a non essere d'accordo con qualcosa, ci sarà subito qualcuno che ti dice che gli stai facendo da specchio. E il problema è che questa frase, oltre a non avere nulla di spirituale, è anche piuttosto pericolosa. C'è una ragione per cui è pericolosa e quindi andiamo a fare chiarezza in questo nuovo video. Ciao e benvenuto o benvenuta a questo nuovo video. Se non mi conosci, io sono Elvio e in questo canale parlo di crescita personale e di spiritualità. Oggi ti vorrei parlare, come avrai intuito dalla intro, proprio di questa frase. Una frase piuttosto pericolosa, che è ti faccio da specchio, anche in tutte le sue varianti, tipo se reagisci ho toccato qualcosa di tuo, se ti infastidisci è perché ho toccato un tuo meccanismo, ci dovresti lavorare, eccetera, eccetera, eccetera. Ma che cosa c'è che non va in frasi come queste? Non sono forse un'applicazione pratica della legge dello specchio? In realtà no, non solo non sono un'applicazione della legge dello specchio, ma sono un modo per travisare la legge dello specchio. A proposito, partiamo dall'inizio. Qualche tempo fa ho già girato un video su questa legge, su questo principio. Quindi, se non sai di cosa sto parlando, ti suggerisco prima di andare a vedere quel video e poi di proseguire con la visione di questo. Te lo lascio qui sopra e anche sotto nella descrizione del video. Non c'è una sola ragione per cui non bisognerebbe dire ti faccio da specchio. Ci sono almeno tre ragioni e te le vorrei elencare dalla meno importante fino alla più importante. Iniziamo quindi subito dalla prima. C'è un principio generale in realtà che abbraccia tutte e tre le ragioni, quindi ne vorrei parlare subito. Ed è il fatto che la legge dello specchio non serve per guardare dentro le altre persone. Come tutti i principi di crescita interiore, serve per guardare dentro noi stessi. Però, dato che detto così suona un po' come una sorta di dogma, è importante invece anche comprendere il perché non bisognerebbe usarlo sugli altri, bensì su noi stessi, l'ho diviso appunto in tre motivi fondamentali e adesso parliamo del primo. Il primo motivo ha a che fare con quella famosa formulazione che è conosciuta col nome dei sette specchi esseni. Come ci suggerisce il nome stesso di questa formulazione, esistono in realtà sette diversi tipi di specchio. Ci sono sette diverse modalità in cui questo specchio può avvenire. Questa particolare modalità che viene sempre citata, che potrebbe corrispondere a se questa cosa la noto in te vuol dire che ce l'ho anch'io, e se qualcuno la nota in te vuol dire che ce l'ha anche lui, è il primo specchio esseno. Questo significa che è un caso particolare. Esistono cioè altri sei tipi di specchio che sono situazioni completamente diverse. Questo discorso sarebbe lungo, quindi ora non vado a elencare quali sono questi sette tipi, anche perché esistono addirittura altri tipi di formulazioni dove ci sono più specchi ancora. Quindi basta sapere che il caso in cui io sono infastidito da qualcosa che vedo all'esterno, perché in realtà questo qualcosa mi appartiene, ci devo lavorare, tutte queste cose, è solo un caso particolare. Ne esistono come minimo altri sei e quindi è semplicemente una possibilità. Non è detto che sia così. Ma come ti avevo detto, questa non è che la prima motivazione, ne esistono altre due che sono ancora più importanti. Quindi adesso ci spostiamo, troviamo una nuova inquadratura e andiamo a parlare della seconda. La seconda ragione ha a che fare con la storia stessa di tantissimi personaggi storici. Se noi pensiamo a grandi personaggi che hanno fatto la storia, ci rendiamo conto che hanno lottato contro qualcosa o contro qualcuno.
Però attenzione, se noi credessimo a questa storia che se lotti contro qualcuno, se ce l'hai con qualcuno, se dici di no a qualcosa, allora quel qualcosa ce l'hai anche tu, questo ci porterebbe alla conclusione che anche quei grandi personaggi che hanno fatto la storia e addirittura che hanno fatto del bene all'umanità sarebbero un po' coinvolti contro quel qualcosa che lottavano. Ma questo sarebbe assurdo, no? Quindi andiamo a fare qualche esempio pratico per capire meglio che cosa significa. Proviamo a prendere la figura di Gandhi, che ha lottato per l'indipendenza del suo paese, l'India, e quindi si è schierato contro la violenza, contro l'occupazione straniera, contro i soprusi e così via. Se noi seguissimo questa linea di pensiero, ovvero tu lotti contro qualcosa, allora anche tu hai quel qualcosa, questo ci porterebbe alla conclusione paradossale e assurda. Allora anche Gandhi aveva la violenza, anche Gandhi voleva occupare un paese straniero e cose del genere. E questo, ragazzi, ovviamente è paradossale, è assurdo e quindi non lo diciamo. E se applicassimo questo ragionamento anche a Falcone e a Borsellino, potremmo dire ad esempio che siccome lottavano contro la mafia, contro i mafiosi, contro la violenza, questo vuol dire che in realtà anche loro dentro erano un po' mafiosi, un po' violenti e cose del genere. Ovviamente questo pensiero non solo è infondato, ma fa anche ribrezzo, è bruttissimo anche da dire, soprattutto qua, perché non lo sapete, ma mi trovo sulle pendici dell'Etna, quindi siamo in Sicilia. Una frase del genere è vergognosa e quindi noi non la diciamo. Ma allora quindi, aspetta, la legge dello specchio non è più valida? Non ha più senso quel principio? Ma sì che è valido, solo che il punto è che proprio come dicevo all'inizio, non va applicato sugli altri, va applicato su noi stessi. E il perché va applicato su noi stessi? Se ti ricordi, ti dicevo che c'era una terza ragione. Questa terza ragione è la più importante, è quella che probabilmente contribuirà a chiarire le cose. Quindi troviamo un'ultima bella inquadratura e poi ne parliamo. La terza ragione ha a che fare con un principio purtroppo molto spesso ignorato, che è quello del consenso. Il consenso è un tema quasi sconosciuto nell'ambito della crescita personale del lavoro interiore ed è invece un tema centrale. Significa che quando si parla di interiorità, quando si parla di ciò che va sistemato nella nostra interiorità, nella nostra vita, gli stessi passi da compiere per sistemare qualcosa nella tua vita o nella vita di qualcun altro, ecco. Su questo non tutti dovrebbero metterci bocca, dovrebbero metterci bocca solo le persone che ciascuno di noi ha autorizzato a fare questo, ovvero appunto le persone che hanno avuto il consenso per farlo. Questo quindi significa che dire a qualcuno: Ah, tu stai reagendo a quello che ti dico, significa che ho toccato un tuo punto, significa che ho toccato una tua dinamica, che non è in equilibrio, che tu dovresti lavorarci. e altre cavolate del genere, significa che ci si sta prendendo da soli l'autorizzazione a entrare nell'interiorità altrui, ovvero appunto si sta operando senza il consenso. Proviamo a fare un esempio ancora più calzante che forse renderà meglio l'idea. Immagina di essere a una cena oppure a una festa. Ci sono alcuni amici e poi ci sono persone che magari conosci meno, alcune che non conosci proprio. Ecco, immagina che a un certo punto una di queste persone, magari proprio quella che non ti conosce, inizia a dirti: Ma sai una cosa, secondo me se tu ti comporti in questo modo è perché hai un trauma infantile, probabilmente questo trauma è con tua madre e magari è successo questo e quell'altro e per risolverlo dovresti fare X o dovresti fare Y. ecco, sai cosa sta facendo quella persona in quel caso? Sta commettendo un abuso. Questo è un punto di fondamentale importanza, così fondamentale che probabilmente in futuro realizzerò un video dedicato solo a questo. Esattamente questa scena che ti ho descritto mi è capitata di vederla decine, centinaia di volte. E qual è il problema quando accade? Il problema è che
La persona che fa quel tipo di discorso, cioè che si pone in quel modo, non è stata investita di quel ruolo. Si sta comportando appunto da terapeuta, da guida, da maestro, ma la persona a cui si rivolge non gli ha dato quel ruolo. È un po' come dire, non so, tu vai per la strada e c'hai un neo qua, passa un dermatologo col bisturi e cerca di tagliartelo al volo per la strada perché dice, ma io ho visto il neo, e anzi, quello poi sarebbe addirittura un dermatologo, quindi l'esempio non è calzante. È come se una persona X senza formazione decide che ti vuole togliere il neo senza che tu gliel'abbia chiesto. Ecco, l'esempio è un po' esagerato, però dato che questo non lo faremo, questo non lo accetteremo mai, bisognerebbe capire che lo stesso tipo di tatto ci vorrebbe per ciò che riguarda la crescita personale e interiore. Non fare mai nulla senza aver avuto il consenso. Ma non fare nulla senza aver avuto il consenso significa appunto non dire neanche mai a nessuno ti sto facendo da specchio. Perché quando una persona sta dicendo questo, si sta autoinvestendo appunto di un ruolo di guida, cioè sta entrando nell'interiorità di un altro per spiegargli come sarebbe fatta la sua interiorità e addirittura su cosa dovrebbe lavorare. E in realtà, ragazzi, se vogliamo essere sinceri, quello che quasi sempre accade è semplicemente un meccanismo dell'ego. Una persona vuole avere ragione e per avere ragione tira in ballo la legge dello specchio e cerca di usarla sull'altro a proprio vantaggio. Mi auguro che con questa spiegazione adesso sia più chiaro, siano più chiare queste tre ragioni per cui non dobbiamo farlo, ma c'è anche un ultimo insegnamento, molto rapido, ma forse il più importante di tutti, che mi è venuto in mente proprio mentre giravo il video, che arriva direttamente dal Vangelo, quindi proviamo a concludere con quello. Se ben ti ricordi, proprio all'inizio ti ho detto che c'è un principio generale che abbraccia tutte e tre le ragioni, ovvero il fatto che non bisogna usare la legge dello specchio sull'altro, bensì su noi stessi. Ma questo non è niente di più, niente di meno dell'insegnamento di Gesù, che ci ha insegnato che bisogna cercare di vedere la trave nel nostro occhio e non la pagliuzza nell'occhio altrui. Quindi vale la prima ragione che ti ho detto, cioè ci sono tanti altri specchi oltre a questo. Vale la seconda ragione, ovvero basta guardare nella storia tutti i personaggi che si sono infastiditi, hanno lottato contro qualcosa e qualcuno e sicuramente non avevano dentro di loro quella cosa contro cui lottavano. E poi vale anche questa terza ragione, cioè il fatto che comunque ci vuole il consenso per poterlo fare, ma insieme a tutto questo bisogna ricordarsi che il nostro scopo come anime in evoluzione è sempre quello di cercare la trave nel nostro occhio e non appunto la pagliuzza in quello dell'altro. Ma quindi è proprio sempre sbagliato dire a qualcuno che gli stai facendo da specchio? Cioè, questa è una frase che non bisogna proprio dire, oppure ci sono casi in cui si potrebbe anche dire? La risposta è sì, in realtà ci sono dei casi in cui si può dire, però ci sono anche alcune clausole da rispettare. La clausola numero uno è che comunque prima dovremmo guardare dentro di noi e cercare la famosa trave. Una volta che abbiamo fatto questo, abbiamo comunque bisogno del consenso dell'altra persona. Prendiamo un caso tipico in cui questo potrebbe servire, ad esempio una relazione di coppia. Le due persone a volte possono aver bisogno di parlare di questo, cioè di quanto si proiettano a vicenda delle cose, però bisognerebbe prima chiedere il permesso, cioè dire ti va se magari parliamo di quella discussione che abbiamo avuto, di quella reazione che hai avuto, perché ho notato qualcosa e te ne vorrei parlare. Se l'altra persona è disposta ad ascoltare e soprattutto se siamo molto certi di aver notato qualcosa di importante, quindi se non lo facciamo per avere ragione, a quel punto sì, si può dire.
ma solo se ci sono queste condizioni. Bene ragazzi, il sole sta ormai tramontando, tra pochissimo non ci sarà più luce, quindi mi piacerebbe fare una domanda prima di concludere. Mi piacerebbe sapere le vostre storie, i vostri racconti. Sono sicurissimo che questa situazione sarà capitata. Quindi racconta, se ti va, le volte in cui qualcuno te l'ha detto: guarda che se fai così, secondo me devi lavorare su questo, ti sto facendo a specchio e così via. Però sarebbe anche molto coraggioso, molto apprezzato, se qualcuno volesse raccontare quando lui o lei l'ha fatto con qualcun altro, quindi il famoso caso in cui magari l'abbiamo fatto con qualcuno che non ce l'aveva chiesto. Ci possiamo cascare tutti, quindi non c'è niente di male, anzi sarebbe un bel gesto di onestà, di sincerità. Comunque sì, ragazzi, aspetto i vostri commenti, perché credo proprio che potrebbe essere molto importante un confronto su questa cosa. Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Ma prima di salutarci, ci sono quattro cose che potresti fare. La prima, se questo video ti è piaciuto, è lasciargli un like, che aiuta molto. La seconda e la terza sono iscriverti al canale e attivare le notifiche, perché ci sono tantissimi video di crescita personale che ti aspettano in futuro. E sai cos'è la quarta cosa? La quarta, beh, quando qualcuno ti dirà "ti faccio da specchio la prossima volta", tu condividigli questo video, che così magari gli facciamo cambiare idea. Bene, e con questo voglio dire anche che sono molto contento, molto felice di aver girato questo video, e soprattutto mi auguro che sia utile a chiarire le cose in questo ambito in cui a volte c'è un po' di caos. Soprattutto aspetto i tuoi commenti qui sotto, che potrebbero rendere questo video ancora più bello. Grazie mille per la visione. Io sono Elvio e ti mando un grande, grandissimo abbraccio pieno di spiragli di luce. Ma aspetta, 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 che c'è un'ultimissima cosa che non ti ho detto. Non c'entra molto con la legge dello specchio, però potrebbe essere importante. Se ti guardi intorno, forse potresti aver riconosciuto questo luogo. Se non l'hai riconosciuto, è esattamente qua che ho girato il video sulla cura e sul significato della cura di Franco Battiato. Te lo lascerò tra i video suggeriti. Sono già passati un po' di anni da questo video, ma il luogo era esattamente questo. E adesso sì, un abbraccio e alla prossima.